Di nuovo in diretta dalla palestra di Siena, pochi secondi e sarà terzo quarto, ovvero secondo tempo tra la Montepaschi e la Virtus Roma. Più 8, 47 a 39 con un assoluto dominatore nel secondo quarto, ovvero Gani Laval. Coach, avevamo iniziato a dire dei suoi numeri nelle ultime giornate: 9 gare in doppia cifra nelle ultime 10, 16,7 punti, 4,6 falli subiti, 61 da 2, 10,9 rimbalzi e quasi una stoppata e mezzo. Clamorosi numeri che sta praticamente ripetendo, perché è già vicino alla doppia doppia: 10 punti, 8 rimbalzi in 16 minuti di utilizzo. Un fattore, non c'è altro da dire, un fattore. Ritorniamo in campo con nessun giocatore senza nessun giocatore con 3 falli a carico, quindi entrambe le squadre potranno utilizzare tutti e non avere tattiche per proteggere qualcuno. L'idea sia quella che Roma voglia continuare a lavorare ai fianchi Siena e Siena voglia migliorare la propria percentuale da 3 punti e trovare risorse un po' da tutta quella panchina che, voglio ribadirlo, è la seconda del campionato per produzione. La panchina di Siena ha in 11 voci statistiche nei primi 5 posti della classifica del campionato di Serie A. E stavo per dire, coach, attenzione all'impatto mentale nelle prime giocate del Montepaschi Siena, che non parte proprio con il piede giusto, andando a commettere un fallo in attacco con il qui inquadrato David Mosca, provato a prendere il centro dell'area. Questa volta Bobby Jones posizionato molto bene con il corpo, ha fatto un ottimo lavoro. Mosca ha rinunciato al tiro da 2 punti. Per ora più 8, manca una vita, ma attenzione anche allo scarto. Stefano, all'andata più 11 per la Montepaschi Siena. È chiaro che manca ancora una vita, però visto che le due squadre sono appaiate e oggi si gioca il terzo posto solitario, soprattutto gli scontri diretti potrebbero diventare importanti non tanto oggi quanto sul finire della stagione. La Val continua a non prendersi quel tiro dai 5 metri, prova Bobby Jones con di fatto la prima conclusione della sua gara, che non manda a bersaglio. C'è comunque, tanto per cambiare, un altro rimbalzo in attacco per la Virtus, che arriva a quota 21 totali, 8 già conquistati nella metà campo senese. Jordan Taylor vuole field goal, si è preso però bene da Christian Kangur. Allora Taylor con 8 secondi prova a passare in mezzo al blocco, prova ad uscire vincitore Gani Laval. Che, Stefano, secondo la mia opinione, seppur dall'altra parte del campo, forse aveva alzato col piede perno, che gli sarebbe costata l'infrazione di passi. Per la terna arbitrale è fallo, qui i piedi non si vedono. La Val andrà in lunetta con 2 tiri liberi a disposizione, si fa fatica a vedere, forse anche da qua il piede perno lo alza, questa era infrazione di passi. Infrazione di passi. La Val, che in trasferta tira con il 45% dalla linea del tiro libero, in effetti conferma la mano tutt'altro che educata. 45-1 per la precisione. La Roma che va al più 9. Horner si fa stoppare proprio dall'aiuto e recupero di Gani Laval, che piazza anche la stoppata in questa sua partita per aumentare le sue cifre statistiche già straordinarie. Bobby Jones vuole da Tome, preso però questa volta da Kangur. Mossi sporca il pallone, Kangur ne perfezione il recupero. Jennings si lancia in contropiede, preferisce però aspettare l'arrivo a rimorchio dei compagni. Moss dice no, contro Jones e contro la Val non ci vado, e allora alimenta l'azione d'attacco della Montepaschi con ancora 13 secondi sul cronometro dei 24 per chiuderla. Bobby Brown in palleggio, raddoppiato, si va da Moss, c'è dentro l'area Kangur liberissimo. Arriva però prima che Kangur possa concludere il fischio degli arbitri, dovrebbero essere 2 liberi per il giocatore destro. Siena cerca Bobby Brown che apre bene il pick and roll a Moss, ecco il passaggio al centro dell'area, sempre con l'idea di 4 esterno e interno dell'attacco di Siena. Un Christian Kangur che nelle ultime 5 giornate in Serie A è partito 3 volte in quintetto, a 10,8 punti e 3,6 rimbalzi. Stefano, è chiaro che ci resta nella mente 2 su 7 liberi contro Milano, un 28,6%, molto lontano da quello che dice la sua carriera in Italia, che prima di questa serata diceva 141 su 189, 74,6%. Ma era una carriera da specialista al tiro da 3 punti, adesso ha migliorato l'uno contro uno, si è messo a difendere, non è mai stato un buon difensore, quindi è chiaro che perde qualcosa sotto un altro aspetto, quello che dicevamo prima di Jennings. Meno 7 adesso con la Val, che ha un controllo complicato per prendersi quel pallone, poi Horner lo costringe all'errore.
una delle poche conclusioni sbagliate da Gani Lavani in questa partita. Brown su cui resta Bobby Jones, potrebbe attaccarlo, cambia addirittura accettato con la Val che resta su di lui, liberato lo spazio per Jennings che rifiuta il tiro, vuole la penetrazione con ottimo scarico per Christian Kangu, lettura offensiva molto ben eseguita dalla squadra di Luca Banchi. E parliamo dei miglioramenti di Siena, guardate come Jennings ha migliorato su uno contro uno e come Kangu vada dentro all'area senza paura, subendo, facendo finta e subendo un buon fallo. Questa è la testimonianza della crescita. Dall'altra parte la Valle aveva sbagliato il tiro precedente perché Horner sapeva che sarebbe andato a schiacciare e non è andato sulla linea di tiro ma per impedirgli la schiacciata, ma la Valle era troppo lontano da canestro. Stefano, due tiratori, Matt Jennings, Christian Kangu, uno in penetrazione, l'altro si fa trovare al centro dell'area, direi ottimo segnale. È quello che dicevo, evoluzione, crescita. Sbaglia però il secondo a disposizione, la sua partita è fatta da 3 su 4 dalla lunetta per un 75%. Cos il tentativo di penetrazione con l'infrazione di passi commessa questa volta, perché Cos ricade sul parquet con ancora la palla tra le mani prima di darla via per un compagno che comunque era stato anticipato. Vedete, Cos va per il lob, poi vede che Horner fa un'altra finta micidiale di aiutare, recupera e ci fa capire la presenza mentale di Horner, l'infrazione. Non ha persa per l'attacco della CEA Roma e adesso ha possibilità ulteriore di ridurre il gap, trova il modo migliore possibile Bobby Brown piazzando la tripla. Non tantissimi punti nella sua gara ma sempre presente ed è la prima tripla che manda bersaglio su tre tentativi. La cresta di Taylor, no? Parlavamo di Taylor. Taylor prende questa bomba da Bobby Brown. Che cosa fa? L'azione successiva lo attacca immediatamente in uno contro uno, lo batte e va a guadagnarsi questo fallo. Questo è volere nel duello avere il controllo mentale dell'avversario. Protesta adesso da parte del pubblico che avrebbe voluto non l'azione di tiro da parte di Jordan Taylor ma la rimessa al fondo, in effetti gli arbitri, dopo essersi parlati esattamente tra Bettini e Loguzzo, decidono proprio per la rimessa da fondo campo e non per i due tiri liberi, non considerando l'azione di tiro di Jordan Taylor, giustamente, che era solo in effetti così in fase di penetrazione e non di tiro verso il canestro. Soprattutto non era certo una serie di tiro credibile, insomma. Ottimo recupero di un Benjamin Hopper molto presente che poi commette la fesseria del terzo periodo e che peraltro costa tantissimo perché vale la tripla di Jordan Taylor. Errore che pesa questo da parte del centro austriaco che qui riceve e butta fuori per Jennings ed è molto presente cercando subito di rimediare al suo errore con un bel rimbalzo conquistato in attacco e dando un'altra possibilità all'attacco della Montepaschi Siena con Jennings, palleggio insistito, rivuole Bobby Brown con il palleggio con la mano destra, poi la mano sinistra, lo chiude, va nell'angolo da David Moss per la classica conclusione che viene sbagliata. Jones vola rimbalzo, c'è ancora Moss che legge perfettamente con grande senso della posizione, anche se poi sbaglia tutto. Momenti di confusione adesso, tanto da una parte quanto dall'altra, da Thomas lancia in transizione, Bobby Jones con la tripla dall'angolo, a sua volta sbagliata, dopo quella di David Moss nell'attacco precedente della Montepaschi Siena. Altro extra possesso, come Siena prima, per la Virtus adesso. E avete visto la rapidità di Goss andare a quel rimbalzo in corsa, una delle chiavi di questa partita, rimbalzi d'attacco in corsa. Mani freddine da tre punti, tanto da una parte quanto dall'altra. E ancora Jordan Taylor con sei punti consecutivi, prima sfruttando il passaggio sbagliato da Benjamin Hopner e adesso con un'altra bomba molto importante che ridà il più 9, che è di nuovo il massimo vantaggio della Siena. Si aveva avuto una grandissima reazione con Bobby Brown, protagonista, regista e ispiratore del gioco. Poi ci sono state queste due bombe eccezionali di Taylor e parlavamo della sua maturità, l'ha fatto attaccando lui, segnando qui da tre punti, insomma. Andiamo a vedere queste due esecuzioni. Qui c'è la grande palla recuperata da Horner, poi la butta via. Qui Taylor carica bene, è la prima bomba. Qui va a giocare, vedete, il doppio picchiere all'alto centrale. Il ribaltamento per Goss di prima intenzione sulla fiducia del tiro precedente e Roma riprende un vantaggio importante. Siena, Montepaschi tante volte è riuscita a raddrizzare lo svantaggio, qui intanto il dettaglio dei punti di Jordan Taylor, 2 su 2 da 3 punti, 4 su 4 liberi, 1 su 2 nelle conclusioni da dentro l'area. È vero
che ci sono quelle due perse con un solo assist, però è già in doppia cifra, è il secondo giocatore dopo Gane Navale, soprattutto il primo in termini di realizzazione dell'intera gara in 19 minuti per un Ferdinando Minucci che, Stefano, comunque non mi sembra particolarmente preoccupato della situazione. Intanto a Bologna è soltanto più uno per Caserta dopo 6 minuti del secondo periodo, 27 Juve, 26 per la Virtus Oknoplast. Jennings dall'angolo preferisce, anzi scusate, Carraretto dall'angolo che preferisce prendersi il centro del campo. Moss dopo ribaltamento di lato vuole attaccare in post Bobby Jones, si va per la tripla di Kangaroo sbagliata, Laval a sportellate ma ne esce vincitore dal duello con Benjamin Horner per il tentativo di Jordan Taylor di andare in doppia cifra di vantaggio. Il fallo di Bobby Brown, questa volta dovrebbero esserci sì i due tiri liberi a disposizione del play 23 della Virtus Milan. Nel suo momento adesso sa di essere credibile e pericoloso da tre, attacca in uno contro uno. Bobby Brown aveva difeso bene, fa l'errore poi di allungare il braccio sinistro, lo vedete. Giocatore di Bloomington nell'Indiana, coach alla prima esperienza extra statunitense, l'abbiamo detto, già soltanto una differenza tra girone d'andata e girone di ritorno, dopo un girone d'andata comunque positivo tra i playmaker che si mettono certamente più in luce nel nostro campionato. Ora vediamo se Roma, con ancora due falli da spendere in questi 5 minuti e 40, alzerà l'intensità della sua difesa, appunto per mettere ancora qualche granello a livello di intensità in questa partita, in questo quarto, importantissimo psicologicamente. E intanto per la prima volta nella partita Roma arriva alla doppia cifra di vantaggio con Moss adesso in palleggio, Carraretto, 3 secondi, 2 secondi, tiro complicatissimo di Marco Carraretto, secondo ferro soltanto scheggiato. E altra opportunità adesso per Roma per allungare la palla, prova ad arrivare con la solita giocata a due, ovvero alley-oop di Jordan Taylor proprio per Gane Navale, questa volta un po' pretenzioso con il passaggio di Taylor addirittura fuori dall'arco. Ci vogliono però due giocatori di Siena, Stefano, per fermare Gane Navale. Del resto però questo è il loro modo di giocare, da quell'angolo di lui cerca quel passaggio. Avete visto Calvani che si copriva il viso in panchina, ma sa che questo è il modo di giocare questi giocatori, un attore intelligente sa che deve lasciarli giocare. Prima Roma aveva fatto una grande azione difensiva, Siena è un po' in debito fisico in questo momento. E nei liberi continua ad andare a corrente alternata Gane Navale, 2 su 4 nella sua partita. E attenzione al terzo fallo commesso da David Moss a metà del terzo periodo. Sale l'applauso del pubblico del Palaestra per dare coraggio ai propri giocatori in campo. Raddoppiato Brown che con molta difficoltà riesce comunque a buttare fuori il pallone. Moss non può esimersi da prendere la tripla che comunque sbaglia dopo un ottimo secondo periodo. Non è partito allo stesso modo David Moss offensivamente parlando. E adesso Roma può allungare nuovamente da Tome, fermato da una difesa impeccabile di Christian Kangur. Siena prova a lanciarsi in transizione. Il rimorchio di David Moss, l'apertura per Carraretto, importante se dovesse entrare la tripla del capitano. Sbagliata con ancora secondo ferro che dice di no. E adesso Stefano, quella percentuale da 3 punti già preoccupante nel primo tempo diventa 3 su 19, 15% totale. Eccola qui in sovraimpressione. E 1 su 9 al tiro totale in questo quarto per Siena. Goss in precario equilibrio con l'uomo addosso, e l'uomo era David Moss, trova un bellissimo canestro dalla medio-lunga distanza, più 13. Adesso Roma prova a scappare per la prima volta realmente in questa partita. Kangaroo la ricaccia indietro ad un distacco comunque di 10 lunghezze. Canestro fondamentale per l'orgoglio di Siena che vuole rimanere attaccata a questa partita per poter giocare il quarto quarto. Da Tome prova la penetrazione con una palla assolutamente spettacolare per Bobby Jones, il rimbalzo è ancora lì, prima di Datome, poi di Laval, il fischio degli arbitri, quel conto dei rimbalzi dice 29 a 15 per la Virtus. E in questa azione abbiamo visto proprio la forza a rimbalzo di tre giocatori diversi di Roma. Cioè gli 11 della Virtus in attacco sono soltanto 4 di meno del totale in partita della Montepaschi. Vedete qui Jones, prima da Tommy Jones e poi Laval, la forza fisica rimbalza. Due
su 4 questa sera per Gianni Laval, che diventa 2 su 5. Bene, almeno va alla Montepaschi, che Gianni Laval conferma il suo 45% nelle partite in trasferta. Juve Unita si presenta per 4,6 volte a gara, lontano dal Palatiziano. Calvani chiama il cambio, dentro Lorenzo D'Ercole per un Jordan Taylor assolutamente ispirato in questo periodo. 7 punti con il 100%, ovvero 2 bombe e un tiro libero mandato a bersaglio. È la chiave di questo terzo quarto per la serie. Anche Raslic in campo con il doppio play adesso per Luca Banchi, ovvero Bobby Brown adesso in possesso del pallone, e lo stesso giocatore serbo, il crossover che manda letteralmente al bar Lorenzo D'Ercole, e Bobby Brown che poi subisce un fallo sul tiro considerato da Loguzzo da 2 punti. Brown è il classico giocatore che appena cambia su di lui la difesa, entra un giocatore dalla panchina, lo attacca perché non vuole che prenda confidenza. Sono quei piccoli particolari dei giocatori abituati a avere il leadership, il comando della squadra. 10 punti e 4 assist e anche 4 falli subiti per Bobby Brown. È certamente il miglior giocatore in termini di produzione offensiva della Montepaschi. Gli altri stanno faticando. Stefano Moss un po' sta pagando l'ottimo secondo periodo. Matt Jennings non si è di fatto più visto dopo l'ottimo inizio nel primo quarto. Adesso Brown sbaglia anche il secondo libero e se ne resta meno 10. Sì, c'è un problema nettamente fisico, l'abbiamo visto, anche se qua vedete quasi recupera la palla col press, l'orgoglio di Siena. Vediamo se sarà zona 2-3. Sì, è zona 2-3 con Order al centro. Zona dunque negli ultimi 3 minuti del terzo quarto, che da Tommy prova subito a battere mettendosi in proprio con la tripla. Primo ferro e tabellone, però gli dicono di no. Questa volta Horner gioca molto bene in anticipo su Gianni Laval e gli strappa il rimbalzo con Siena, che può tornare sotto la doppia cifra di svantaggio. Brown vuole via tutti, vuole giocare in uno contro Goslo, attacca con la mano sinistra, alza la parabola. Mamma mia! Che giocata! Bobby Brown ha chiamato tutti via. Stefano, se l'è sentita 10 secondi prima di andare verso il canestro questa conclusione. Ancora zona. Meno 8, Laval sotto controllo, che lo contiene. Ad iniziazione molto bene. E se non fosse per il fallo di Raslic, probabilmente avrebbe contenuto anche sul finire dell'azione Benjamin Horner. Horner è intelligente, affidabile, sa come deve difendere su Laval, gli ha preso le misure, ma non è bastato lui, qui c'è stato il fallo del piccolo in aiuto. Poco spazio a Milano, 0 punti in 5 minuti, bene invece contro il Chienchi, come diceva coach Michelini ad inizio gara, 11 punti e 3 rimbalzi in 17 minuti nonostante la sconfitta. Il suo best in stagione, 2 giornate fa nella gara qui contro Biella, 14 punti in 17 minuti, 5 falli subiti, 8 su 8 liberi, 6 rimbalzi e 4 assist. È prezioso Stefano, è vero che è arrivato a sostituire Kasun un po' nell'ombra, non certamente con i riflettori puntati addosso, ma è giocatore assolutamente utile, mentre qui Laval con un po' di fortuna trasforma il secondo libero. Dalla sua crescita in Italia, prima Reggio Emilia, poi Cantù, adesso qui sempre presente al massimo livello delle sue potenzialità quando viene chiamato. Brown prova col suo classico tiro, lasciandolo andare quasi dal nulla, non trova però il canestro e Siena resta ancorata lì sulle 9-10 lunghezze di differenza, anche se adesso Roma può riportarsi con la doppia cifra di vantaggio quando stanno per iniziare gli ultimi 2 minuti del terzo periodo. Tatome su due c'è Carretto, Cosa spazio per cercare la tripla con una parabola molto alta, l'errore, la Laval ancora a conquistarsi un rimbalzo in attacco, e chi glielo va a strappare? Benjamin Horner, con un senso della posizione e della tattica veramente perfetta in questa circostanza. Sì, non si è preoccupato del rimbalzo perso, è stato lì sul pezzo, come si suol dire, e si va anche a prendere fallo, sì, perché lui sempre il gioco dice io conosco i miei limiti, so quello che posso fare, ci sta che mi prenda un rimbalzo in testa, continuo a giocare. Lo facessero tutti i giocatori, avremmo risolto tanti problemi. Nel massimo in carriera di Benjamin Horner, ci riferiamo alla stagione in cui giocava ad Udine, 27 punti contro Cantù, era 15 febbraio del 2009, compagno di squadra ad Udine, quel Lorenzo D'Ercole, che adesso passa proprio dietro di lui. In quella stagione giocava nella Snyder con lui. Anche la Snyder, è vero, nel suo tour italiano. Possibilità del meno 7, quasi insperato dopo che Roma era andata addirittura sul più 13, sul 58-45. E da allora Stefano 8-2 di parziale Montepaschi. Dentro Sanichise per velocizzare la difesa, andare in pressing e rubare qualche pallone. Adesso a tutto campo, immediato il recupero di una Montepaschi Siena davvero che non molla mai all'interno della partita. Jennings ricevuto da Carretto, chiude il palleggio, fuori per Kangur,
che non riesce a battere Laurent, trova Carraretto, poi il rimbalzo è di Lavà, questa volta Sanichidze non riesce nemmeno a contestarglielo e Rasic immediatamente chiama di nuovo la zona difensiva. Stavolta è Sanichidze al centro della zona, 2-3. Laurent, 70 secondi alla chiusura del terzo periodo. Taylor adesso con l'attacco di Roma che si è un po' inceppato, ma soprattutto è salito di giri il ritmo difensivo della Montepaschi. La tripla di D'Ercole che gira sul ferro e l'ultimo tocco, secondo Bettini, appostato sulla linea di fondo, è di un giocatore in maglia bianca. Ecco perché ha spiegato il possesso in attacco per la Virtus Roma, che adesso va a mandare Gianni Lavalle in panchina con Alexander Schiff che ritorna sul parquet. Datome in uscita dai blocchi, cronometro resettato, quindi ancora 20 secondi per l'attacco della Virtus. Attacca Carraretto per sfruttarne la differenza di 10 centimetri. Classica giocata di Gigi Datome, buttandosi all'indietro anche con l'aiuto di Ferre Tabellone. Trova comunque due punti che danno più respiro e soprattutto di nuovo 9 punti di margine alla sua ACEA. Jennings si complica la vita con una palla che però gli è stata recapitata non certamente al meglio tra i piedi, e dall'altra parte Schiz inchioda la Vimane che vale il più 11 per Roma. Siena si va a inceppare proprio nel momento peggiore, alla fine del periodo, quando era in netto recupero. Rasic quando gioca a mano sinistra lo chiude molto male, c'è il recupero di Datome che va anche a subire fallo nel tentativo di transizione immediata. Poi c'è bastato un attimo di inceppamento del meccanismo della Montepaschi e Roma è subito riscappata, per ora con lo stesso vantaggio con cui ha perso la gara d'andata. Roma è brillante, rapida, reattiva sulle palle vaganti, pronta a toccare ogni pallone, sta benissimo fisicamente, è evidente. Intanto intervallo a Bologna, 35 di De Caserta, 32 Virtus, con Gigi Datome in lunetta, arrivato a 11 punti intanto nella sua partita con un 38% dal campo, mentre con coraggio Stefano, in un momento particolare del match, coach Calvani ributta nella mischia al posto di Jordan Taylor Faiselaten. Sono 15 secondi, deve difendere. Anche perché Jordan Taylor ha comunque due falli e probabilmente Calvani non vuole rischiare di spendere il terzo a fine del terzo periodo per poi giocarsi quasi tutti i 10 minuti con il suo play titolare, l'ultimo periodo. Più 12 con il primo libero, più 13 con il secondo, ristabilito il massimo vantaggio in un amen per la Virtus che si è ritrovata quasi la Montepaschi di nuovo a contatto, ricacciata immediatamente indietro negli ultimi tre attacchi. Sanichidze con la schiacciata dopo lo scarico di Bobby Brown al centro dell'area. Bene per la Montepaschi che abbia chiuso trovando un canestro che le ridà speranza nonostante gli 11 punti di svantaggio. Coach, cosa ci dobbiamo aspettare negli ultimi 10 minuti in un terzo quarto che ha visto prima il tentativo di scappare da parte di Roma, poi il recupero della Montepaschi e poi di nuovo il tentativo di andare via da parte della squadra guidata da Calvani. E la parte della freschezza atletica fa la differenza e lo andiamo a vedere proprio da questa azione difensiva di Roma, quello di cui c'è Vierdi che ha dato il... la partenza al stacco. Guardate Roma con che brillantezza, con che reattività va a rubare questo pallone, cuore in contropiede, quanto sia brillante, fresca. E qui vediamo invece l'orgoglio di Siena e la qualità di Bobby Brown, sempre fino in fondo alla gara, che va a fare l'ultimo attacco e tiene Siena orgogliosamente in partita, anche se i rimbalzi, la capacità di andare dall'altra avversaria, l'energia difensiva fa propendere in questo momento la partita decisamente dalla parte della CEA. Stefano, Vincenzo Belli ci ha fatto vedere Daniel Hackett che starà certamente soffrendo come un cane, ce l'ho anche detto prima dell'inizio della partita, spera di poter essere almeno referto contro l'Olympiakos. Peraltro oggi c'è anche Papa Rudy che era venuto grande Rudy a vederlo. Daniel Hackett, prima dell'infortunio col Fenerbahce, veniva da 7 gare dove viaggiava a 10,4 punti, 55% da 2, 81% ai liberi, 3 rimbalzi, 6 gare in doppia cifra tra la 14ª di andata e la 5ª di ritorno, ovvero fino a 2 gare fa. Pensa, una striscia migliore soltanto nel 2011-2012 con 7 gare di fila in doppia cifra. Quanto sta mancando Daniel Hackett. È chiaro che Luca Banchi non vuole alibi, però alibi o no, Daniel Hackett manca e come a questa squadra. Come non può non mancare un giocatore che è cresciuto in tutte le fasi del gioco, lo hai appena detto, e nella scelta giusta al momento giusto che gli fa essere un giocatore di primo livello, vediamo, collante fondamentale anche per la nostra squadra nazionale.
è stata affibbiata l'etichetta di uomo dell'ultimo quarto, perché veramente nell'ultimo periodo tra Coppa Italia e gare vinte dalla Montepaschi, se c'era un leader in campo soprattutto negli ultimi 10 minuti, era proprio Daniel Hackett. Ultimi 10 minuti che hanno inizio in questo istante con la rimessa a metà campo per la Virtus Roma. Un dato solo di questo quarto a dimostrazione del discorso dell'atletismo: 15 rimbalzi per la CEA, 4 per la Montepaschi, in un totale che dice 35 per la Virtus, 16 per la Montepaschi, di cui 14 di quei 35 catturati in attacco. Goss prova un improbabile tripla quasi allo scadere dei 24 secondi, salva Moss prima che la palla esca fuori dal campo. Adesso arriva anche la spinta della palestra, Kangur vuole il centro dell'area, chiude il palleggio, Mosco lo spazio per prendersi la tripla, la rifiuta, vuole attaccare D'Ercole con la mano sinistra, l'aiuto di Sanichise che va con il reverse, c'è Kangur posizionato bene, il fallo di Schitz che manda in lunetta Victor Sanichise con due liberi a disposizione. Intanto Stefano, avevamo detto Gani Laval vicino alla doppia doppia, l'avevamo lasciato con 10 punti e 8 rimbalzi, è arrivato a quota 14 punti e 14 rimbalzi con 5 falli subiti. Fa un buon lavoro Cangura a rimbalzo d'attacco, e non è facile prendere rimbalzo d'attacco contro Roma, le cifre dei rimbalzi ce lo stanno testimoniando. Sesto punto della sua gara, anzi ottavo punto scusate della sua gara, si ferma lì. Nonostante questo, tre falli subiti, tre rimbalzi, quattro recuperi e quattro assist. Partita solida certamente di Christian Cangura. Goss si lascia sfuggire il pallone che poi comunque recupera in seconda battuta. Laurent vuole Jordan Taylor, che adesso potrebbe attaccare Jenning, decide di cambiare in difesa da Montepaschi. Kangur resta su di lui, Taylor va con troppa facilità dentro, Kangur non lo può tenere, allo scadere dei 24 secondi c'è un altro bel canestro del piccolo folletto dell'Indiana. Soprattutto perché si è sbilanciato chiudendo la sinistra, lasciando la destra. Qui invece si sbilancia la difesa su Roma, su Brown, e come sempre Brown sapiente trova il taglio di Sanichise, una delle sue soluzioni preferite. Vediamo se c'è ancora zona, sì, è la zona 2-3 alta, la vedete. Taylor, il blocco di Laurent, Taylor si sente una fiducia enorme nei propri mezzi. Non avevamo ancora finito di dire la frase, Jordan Taylor aveva già insaccato la terza tripla su tre tentativi della sua serata. Intanto la chiamata degli arbitri arriva, se non abbiamo visto male, coach, per un fallo antisportivo. Io stavo guardando le statistiche, Roma intanto è tornata su più 13, 71-58. Phil Goss senza avversari, con poi il possesso di palla per la Virtus Roma, nuovo massimo vantaggio sul 72-58 più 14, il massimo era sul 58-45 ovvero più 13. Momento adesso mentale molto importante della gara per la Virtus, se davvero vuole provare a scappare e a far sua questa partita. Se la palla rubata da Goss su Brown, l'intenzionale fischiato, è chiaro, un momento evidente importantissimo per questo finale. Parenti sportivo, come ci mostra la nostra grafica di Bobby Brown. Goss non si è fatto scappare la possibilità di andare a più 15 ad inizio ultimo quarto. Goss in uscita dai blocchi, su di lui David Moss, il blocco che non arriva da parte di Schitz, perché Goss lo ha di fatto anticipato, non aspettando nemmeno che il compagno arrivasse a bloccare per cercare di sorprendere la difesa della Montepaschi, che decide di spendere un altro fallo. Prima Taylor, adesso Goss, il suo momento, prima la palla rubata, poi adesso contro la pressione di Siena che deve aumentare per recuperare. Goss va a giocare in uno contro uno ad attaccare. Taylor fuori per Phil Goss, altro fisco degli arbitri, questa volta con Gianluca Mattioli che dice infrazione di passi e quindi persa da parte della Virtus Roma, ma arriva un fallo tecnico, se non abbiamo visto male, contro la panchina di Luca Banchi. Momento adesso di grande tensione, andiamo a rivedere. Con Banchi che dice nessuno di noi ha parlato, nessuno di noi ha protestato, dice, non ho aperto bocca, sono stato zitto, non ho detto niente, labiale assolutamente comprensibile, dice Gianluca riferendosi a Mattioli. Si scaldano gli animi con la maggior parte del pubblico della tribuna della Montepaschi appostato adesso a bordo campo per prendersela contro la chiamata arbitrale. La Montepaschi aveva recuperato il pallone, la chiamata dell'arbitro Loguzzo verso il tavolo.
a dire fallo tecnico nei confronti della panchina. E notizia delle notizie, tiro libero sbagliato da Gigi Datome. Adesso coach, momento di grande tensione. E questa è la reazione che ci mostra Vincenzo Belli, che dice: Banchi, non ho aperto bocca, non sono stato io. Noi non possiamo sapere che cosa è successo prima. Pensiamo al gioco. Schitz trova altri due punti che adesso allungano forse in modo decisivo e definitivo questa partita, anche se manca tantissimo. È un vantaggio molto largo, 76-58 adesso, per una partita che è chiaro rischia anche di degenerare. Speriamo ovviamente che non sia così. Con la grande tensione, le polemiche arbitrali delle ultime settimane le conoscete tutti, le chiamate che la Montepaschi ha giudicato eccessive nella sconfitta di Pesaro, idem in replica sul campo dell'Olimpia Milano con sconfitta finale della Montepaschi. Due falli antisportivi nelle ultime due azioni offensive di Milano. Bobby Brown prova a ricucire lo strappo con la tripla sbagliata, rimbalzo di Datome e Roma mette le mani su questa partita anche se mancano 7-20 alla fine. Sempre l'attacco di movimento di Roma a cercare Gosch, che giocherà Piccheroli un quarto di campo, scegliono uno contro uno per il cambio difensivo vantaggioso contro Sanichinze. Si ritrova proprio Sanichinze, come ci ha detto coach Michelini, e alla fine Schitz ritorna sul parquet con la palla in mano. Era comunque uscito dal campo, infrazione di passi o comunque rimessa da fondo campo in favore della Montepaschi. Andiamo a rivedere la discesa di Schitz, direi infrazione di passi, è ritornato col pallone tra le mani. Poco cambia e comunque recupero difensivo della Montepaschi e palla persa numero 14 della Virtus Roma. Bravo Sanichinze qui a chiudere e poi recuperare usando la sua mobilità. Serve qualcosa di veramente d'impatto per la Montepaschi se vuole riaprire questa partita, non di certo con un'altra tripla sbagliata. E adesso il conto si fa davvero pesantissimo, 3 su 23 dall'arco, meno del 13%. Anche questo era un tiro, considerando l'esigenza di recuperare abbastanza aperto. Vediamo le difficoltà. Taylor fuori per lo specialista d'Ercole, che sbaglia però la sua seconda conclusione dall'arco della partita. Il punteggio resta invariato con il più 18. E qui il tentativo di contenimento difensivo di Alexander Schitz viene giudicato falloso sulla penetrazione di Christian Kangur, che andrà in lunetta se non andiamo errati con due libere disposizioni, non prima del time out chiamato in campo. Time out, qui Banchi vuole riequilibrare la squadra, decidere come pressare per recuperare, usare i due falli che ancora ha a disposizione in questo tentativo di recupero e spera di ritrovare le percentuali da tre punti, ma sono la palese dimostrazione delle difficoltà fisiche di Siena. Mentre dall'altra parte non sembra averne, guardate questa bomba di Taylor contro la zona con grande freschezza e grande lucidità. Questa esecuzione di tiro dà proprio la dimostrazione di come Roma stia bene fisicamente, di come sia pronta per giocare ancora questi 6-36 in crescendo. Molto arrabbiata questa signora nel pubblico, è chiaro che le ultime chiamate abbiano lasciato perplesso il tifo della Montepaschi Siena. Davvero indecifrabile dalla nostra postazione, ovviamente senza poter ascoltare a bordo campo quello che può essere eventualmente successo sul tecnico chiamato dallo Guzzo a Luca Banchi in panchina. E comunque c'è tutta una serie di comunicazioni fra gli allenatori e gli arbitri durante la partita che poi possono andare a sfociare, quindi non possiamo sapere qual è la mola scatenante o la goccia che fa traboccare il vaso, quindi non sta a noi. Montepaschi in chiara difficoltà adesso con una persa banale di David Moss, con una ricezione tutt'altro che perfetta su quel pallone arrivato lì da un compagno. Qui prova a contestare il pallone a Bobby Jones, che poi giustamente lo lascia carambolare in fallo laterale. 6-19 Stefano, che adesso la Montepaschi affronterà come? Soprattutto pensando che ci sono tante difficoltà in questa partita e giovedì ce n'è un'altra che non ne presenterà tante di meno, anzi è sicuro che Banchi non sta pensando assolutamente alla partita giovedì. Questo grande segreto, vivere la partita, vivere il momento anche se è difficoltoso, perché è sempre crescita. Jones per Schitz, tutto fin troppo facile con la difesa della Montepaschi che non ruota nemmeno più su questo tentativo, che dà addirittura il più 20 alla Virtus Acea. Taylor fa vicino allo scippo in difesa su Bobby Brown. Lo Guzzo questa volta dice fallo però sul play americano.
di Los Angeles della Montepaschi Siena, che adesso potrà andare a lunetta con due libere a disposizione. Stefano, il parziale di quest'ultimo quarto 12 Virtus 3 per la Montepaschi Siena. Poca roba. Primo libero mandato a bersaglio. Fa 2 su 2 Bobby Brown per un meno 18. Ha comunque ancora 6 minuti scarsi da giocare. Con il cronometro che dice ancora vita però per la Montepaschi, nonostante che non molla, pressa, inizio di quarto molto difficile, ma come abbiamo ricordato nel terzo ci ha abituato anche a importanti recuperi. D'Ercole prova a sbloccare la sua partita con la tripla, la mette e Nunnaminen di nuovo massimo vantaggio a Acea. 81 per la Virtus di Coach Calvani, 60 per la Montepaschi Siena di Luca Manchi. Kangur risponde alla tripla di D'Ercole a sua volta con un tiro piede a posto dai 6,75 mandato a bersaglio. Brown è riuscito a trovare un'energia che non mi aspettavo mai per passare quella palla fuori al tiratore. Ancora zona della Montepaschi che prova senza la difesa a uomo a mettere qualche difficoltà nell'ingranaggio della Virtus. Jones prova a penetrare, Kangur bene su di lui in difesa, Jennings alza le mani, non a sufficienza per impedire il canestro dal campo di Bobby Jones, quarto punto della sua gara. Il classico tiro di Bobby Jones appoggiandosi al tabellone dopo un giro dorsale, un arresto corretto. Però sbagliare Reves dalla parte opposta, aveva provato da solo ad aumentare il suo tabellino personale che comunque dice 15 punti, 5 falli subiti e 7 assist nella partita del giocatore losangelino. Kangur interviene da difensore centrale calcistico, tocca di piede, il cronometro dei 24 che era arrivato a 5 che viene resettato ovviamente a 14 in attacco per la Virtus. Jones spalla canestro, vuole da Tome su cui Moss prova a ringhiare, poi gli concede la distanza necessaria per passare il pallone a Jordan Taylor. Apre adesso il palleggio con la mano sinistra, ha schiacciato per Schitz che prova a lasciare sul posto Sanichidze, non arriva il fischio degli arbitri, Sanichidze va giù, Schitz Lotex si conquista il 40° rimbalzo della Virtus, 15° in attacco, trovando i due punti che sanno molto di chiusura della partita a 4 minuti scarsi, ancora da giocare sul cronometro con la Virtus a quota 85 e con la Montepaschi a quota 63. Sanichidze con molta difficoltà prova a far girare il pallone, Siena non tira nessuna, 5 secondi prende il tiro Jennings, lo sbaglia Sanichidze, gran lavoro con un tentativo di tap-in che non trova al fondo della retina. Però grande orgoglio di Siena, secondo me non smette di giocare quando palesemente, e ci sono i meriti di Roma, li abbiamo già sottolineato, non è nelle condizioni fisiche per poter giocare una partita di questa intensità, ma questa ancora di più secondo me rende onore a quello che Siena sta facendo in Eurolega e alla partita, ricordiamolo, che giovedì l'aspetta, fondamentale. 7 vinte e 3 perse, il Barcellona è raggiungibile probabilmente con 9 vittorie e una sola sconfitta, ma dietro c'è grande bagarre perché il Chimki è a quota 6, l'Olympiakos è a quota 6, il Maccabi e il Cagliari Gorana ancora a quota 5, quindi tutto aperto con 4 partite da giocare. Troppo importante pensare alla partita di giovedì. I nomi delle squadre che hai detto, no? Che sono dietro a Siena, io credo che si commenti il tutto da sola, e ribadiamo nella partita di stasera grande onore a questa Roma, la vedete anche qua, rapida, reattiva, con grande freschezza atletica, l'abbiamo detto nella presentazione della gara, capace di dominare a rimbalzo, l'ha fatto in tantissime partite in questo campionato, di essere la seconda squadra per falli subiti, con una rapidità e una reattività veramente in crescita continua, perché i margini di Roma di miglioramento sono ancora ampi. Qui l'orgoglio di Bobby Brown. Orgoglio e rabbia da parte di Bobby Brown. La partita che adesso dice mancano 3 minuti 12 secondi, 24 punti, Stefano, nemmeno credo nei sogni più remoti nella mente di coach Marco Calvani potessi immaginare di questa portata. Assolutamente, oltretutto dopo una settimana, come tu hai detto, delle sue dichiarazioni o situazioni di insoddisfazione per quello che sta facendo questa squadra, non so di chi, non mi compete neanche, ma mi sembra proprio assurdo se è così, che Roma sta facendo cose eccezionali.
Gosco il tiro allo scadere che non manda a bersaglio. Kangur ha solo un'idea di provare il tiro da tre punti, poi preferisce continuare a giocare l'azione. Rasic, c'è anche la zona della Virtus adesso da Tome, che alla fine arriva a seguire Matt Jennings. Taylor resta su Sanichise, lo prova ad attaccare, prende il centro e l'arri, viene anche concesso una facile layup arrivando al ferro. È chiaro che, Stefano, sarebbe una sconfitta che farebbe molto male alla Montepaschi in termini di classifica di Serie A, un terzo posto lasciato in solitario proprio alla Virtus Roma, e oltretutto ritrovandosi adesso con le altre squadre per Siena appaiata, si farebbe un po' più complicata del previsto, soprattutto rispetto alle abitudini degli ultimi anni. Kangur va cortissimo, Jennings lì produce un altro canestro che vale meno 20, vale poco nell'ambito di questa partita, anche perché gli 11 punti con cui Siena aveva portato a casa la vittoria dell'andata mi sembrano ampiamente ribaltati. Sono ribaltati, ma Siena ha talmente tanta esperienza, sa prima di tutto quello che è la consapevolezza della propria forza e del momento fondamentale per l'Eurolega, meno per il campionato, e della condizione fisica dei suoi giocatori. Del resto, in sede di presentazione del campionato, parlando di, abbiamo sempre detto che per Siena bisogna vedere le proprie condizioni di crescita e fisiche alla fine del mese di aprile, fondamentale. Sanichise trova una tripla che serve soltanto per alimentare il suo bottino personale, che dice doppia cifra, quota 10 punti per lui con 5 rimbalzi nella sua partita. E Stefano, il siamo sempre con voi che sale alto da parte del pubblico del Palestra mi sembra la miglior risposta possibile ad una partita piena zeppa di difficoltà, che adesso dice addirittura meno 22 quando mancano 58 secondi alla fine dell'incontro. Siamo a Siena, sappiamo che a Siena c'è una parola chiave che è identità forte fra la gente di Siena, la propria squadra e per tutte le espressioni della propria città, classica tipica di questa città e della sua storia. Da andare a rivedere negli almanacchi l'ultima volta che Siena ha perso in casa con un distacco così fragoroso. Non è però la peggior sconfitta in questa stagione della squadra di Banchi, ricordiamo il clamoroso trentello rimediato in Sardegna contro il Banco. Certo è che pesa in un momento molto importante come è quello della settimana più importante dell'Eurolega, che potrebbe valere un passaggio del turno insperato quanto alla vittoria con così ampio margine di Roma questa sera. Pesa, credo, ribadisco, tutto legato a quello che è la condizione fisica della squadra, nient'altro. Goss con 13, Datome con 16, Taylor con 21, Lava con 14 e Schitz con 10. Sono 5 giocatori della Virtus in doppia cifra, quota 92 sul campo più difficile probabilmente su cui giocare per la Virtus, ancora con quella finale nella testa, persa proprio contro la Montepaschi Siena. È chiaro che il dato più lampante di tutta la partita è la clamorosa differenza rimbalzo, 44 per la Virtus in stagione. Oggi, scusate, non in stagione, 22 oggi per la Montepaschi Siena, esattamente la stessa differenza dei rimbalzi tra una squadra e l'altra, davvero un numero pazzesco, e di questi 44 17 in attacco. E il 22 è anche il numero che ci dice la percentuale di tiro da 3 di Siena, 22%. Bobby Jones adesso sta entrando davvero tutto, arriva anche lui in doppia cifra, fate pure quei giocatori da quota 5 a quota 6 in doppia per la Virtus Roma. Rasic viene lasciato tirare allo scadere della partita, 24 punti sono il margine con cui la Virtus Roma espugna il Palestra con il 94 a 70 finale. Poi c'è rapido commento, poi pubblicità, interviste finali. I dati li abbiamo già detto, 44 a 22 rimbalzi, 22% da 3 per Siena, le problematiche fisiche di Siena che adesso guarda con attenzione alla partita importantissima, quella di giovedì, quella di Eurolega, mentre Roma si gode questo momento di grande esaltazione fisico-tecnica. 16 con 7 rimbalzi, 3 falli subiti, 4 assist, la sontuosa partita di Gigi Datome, certamente tra gli MVP insieme a Gani Lavalla. Grande festa per la Virtus, ci lasciamo soltanto per un brevissimo break mentre Caserta arriva a quota 48 andando a più 10 sulla Virtus Bologna a quota 38. Poi ci ritroveremo con le interviste nel post partita. Anzi, ci lasciamo con gli highlights della gara.